Gentili signore e signori, amici sportivi, appassionati di motorsport, a tutti voi buonasera, buonasera e grazie per essere ancora insieme a noi, insieme a Griglia di Partenza, per due ore dedicate alla nostra grande passione, quella del motorsport. Bene, allora, un fine settimana che parte proprio questa notte, sì, perché in Australia si scende in pista quando in Italia sarà ancora notte e quindi inizia in Australia la MotoGP, un appuntamento imperdibile dopo quanto è accaduto in Indonesia, stasera ne parleremo. E poi negli Stati Uniti, quando da noi sarà già sera, scenderanno in pista i piloti della Formula 1 per correre un appuntamento dentro il quale ci sono tanti motivi di discussione, soprattutto quelli che riguardano il secondo posto tra i costruttori, perché non solo due squadre, sembra che ce ne siano tre addirittura che pretendono il secondo posto, ma poi ci sono tante altre motivazioni per parlare della Formula 1. Ma partiamo come al solito con il gioco. Vi presento lo studio, e lo studio questa sera è uno studio un po' particolare. Parto con i collegamenti. Mario Donnini da Autosprint. Ciao Mario, grazie per essere con noi anche questa sera. Ciao a tutti, ciao ciao. Attenzione, questa sera abbiamo per la prima volta un nuovo ospite che sono felicissimo di avere con noi, ed è Stefano Tamburini. Moltissimi di voi già lo conoscono perché lo hanno letto, ed è praticamente quattro settimane che noi leggiamo su Autosprint un'inchiesta meravigliosa, puntuale, dettagliatissima su tutto quello che sta accadendo. La volta scorsa non abbiamo voluto parlare del conflitto mediorientale, anche perché non sono argomenti che entrano nella nostra trasmissione, ma questa sera una puntualizzazione la vorremmo fare anche noi, perché è giusto e doveroso farla, secondo il nostro pensiero. In studio, lo voglio ricordare, ci sono Oscar Berselli. Ciao Oscarone. Ciao a tutti, ciao Mario. Che questa sera è arrivato con la sua macchina, pensate i passi in avanti che sta facendo, straordinario Oscarone. Poi abbiamo Andrea Cremonesi, ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. E stasera ci porta una notizia, una chicca che ancora pochissimi conoscono. E naturalmente Gianluca Calvaresi, Formula Passion, ciao Gianluca, ciao, grazie per essere di nuovo con noi. Manca per il momento in studio Filisetti, ma sta per arrivare perché è bloccato nel traffico e tra pochi minuti sarà qui con noi. Stasera voglio presentarvi il vincitore della volta scorsa. E allora, buonasera. Siamo con Stefano che arriva da Bergamo. Sì. Ciao Stefano. Buonasera a tutti. Mi devi spiegare subito come sei riuscito ad arrivare al pilota olandese della scorsa settimana. Allora, ricordavo di aver letto su Autosprint qualche mese fa un servizio che parlava nella rubrica dei Donnini, i racconti da corsa o comunque del cuore da corsa, raccontava di questo pilota che mi aveva colpito perché aveva sempre corso con la Porsche, e era un pilota nobile come si usava in quei periodi, perché anche altri tedeschi per esempio. Certo. Erano. E questo pilota mi era rimasto impresso il volto, l'espressione, e sono andato a recuperare la documentazione, effettivamente ero mi sembrava lui, e quindi mi sono buttato. Stasera abbiamo conosciuto Stefano e la moglie Daniela, chiaramente appassionatissimo lui, anche lei di conseguenza, chiaramente con due figli, uno appassionatissimo di Formula 1 e tiene a Verstappen, ma è un Red Bull di prima generazione, sì, vero? Sì. E l'altro invece è amante delle due ruote? Andreas è amante di Pecco Bagnaia. Di Pecco Bagnaia, quindi tutti e due. Siamo al completo. Sarà un weekend tremendo a casa vostra, vero? Sì. Benissimo. Allora, poi ti consegnerò il libro che avete vinto. Grazie. E intanto a voi da casa io lancio il gioco di questa sera. Vi aiuto sempre questa sera, per la prima mezz'ora non vi aiuto perché questo non è difficile da indovinare. Guardate questa foto, eccolo qua. Di chi sto parlando? Chi è questo pilota? Punto di domanda, e lascio lì il punto di domanda. In alto a destra nel vostro televisore vedete il QR code. Il QR code è il simbolo verso il quale voi dovete
piazzare la vostra telecamerina, la vostra macchina fotografica, il simbolo della macchina fotografica del vostro smartphone, del vostro cellulare o del vostro iPhone o iPad. Ebbene, attraverso questo simbolo voi potrete scaricare l'app di Telenova e seguire Griglia di Partenza ovunque voi siate, Griglia di Partenza e i programmi di Telenova, ovunque voi siate, in Italia o all'estero, comunque nel mondo, voi non ci perderete più. Se ci vorrete seguire il giovedì sera, noi saremo qui sempre in diretta. Detto questo, lanciato il gioco, mi manca solo il libro, guardate un po', è un amico di Oscar Berselli, sì, l'uomo che parlava ai cavalli, Virgilio Correro, tu lo conoscevi bene, vero? 13 anni sono stato lì. 13 anni sei stato lì con lui. Bene, è un bellissimo libro, una storia tutta da scoprire. Detto questo, andiamo a lanciare il primo dei servizi di questa sera, ce ne andiamo negli Stati Uniti, via con il primo servizio. Ed eccoci qua nella terra di Liberty Media, gli Stati Uniti d'America, sulla pista di Austin, dove domenica si disputa il secondo dei tre gran premi previsti dal calendario. È la gara che riporta a galla la questione Andretti, tanto ostacolata da Liberty Media e dalle squadre, quanto sostenuta dalla FIA di Ben Sulayem. Alla fine è sempre una questione di dollari a separare la ragione sportiva dagli interessi di parte. E in questo Gran Premio comincia a pesare anche il silenzio di Liberty Media e della FIA su quello che sta accadendo in Medio Oriente, dove si è appena tenuto un Gran Premio. No, la questione non è all'ordine del giorno. Alla FIA stanno discutendo se punire l'attraversamento della pista che Hamilton ha colpevolmente fatto in Qatar dopo l'incidente al VIA. Sotto il profilo strettamente sportivo, sulla pista di Austin è prevista la gara sprint nella giornata del sabato, un evento che vivacizzerà senza dubbio la sfida per la seconda posizione nella classifica dei costruttori tra Ferrari e Mercedes. La pista di Austin potrebbe regalare sorprese alla Ferrari in cerca di punti preziosi. Da Maranello è stato spedito in America un nuovo serbatoio per la monoposto di Sainz, lo spagnolo è carico, pronto a rifarsi della mancata partecipazione al Gran Premio del Qatar, e la pista di Austin potrebbe essere più favorevole alla rossa rispetto a quella di Losei. La Mercedes ha risultati più importanti della Ferrari sulla pista americana, ma è in un momento di sofferenza e i 28 punti che la separano dalla Ferrari non sono una garanzia. Alle loro spalle c'è una McLaren lanciatissima, ma che, secondo il pensiero di Norris, potrebbe aspirare al secondo posto, visto che al termine mancano ancora 5 gare. L'Aston Martin è in crisi e ad Austin potrebbe essere superata proprio dalla McLaren. Show must go on, cantava Freddie Mercury, lo show deve continuare, ma a che prezzo deve continuare? La fotografia alle mie spalle è indicativa di quello che è successo in Qatar e di quello che sta succedendo nel mondo, e ci dobbiamo pensare. Silenzio, scrive Pino Allievi, un silenzio colpevole, preoccupante. Non è possibile che la FIA e Liberty Media non facciano sentire la loro voce dinanzi a quanto sta accadendo in Medio Oriente, dove si è appena disputato un Gran Premio, una presa di posizione diversa rispetto a quando la Russia invase l'Ucraina, e subito i Gran Premi vennero vietati ai piloti russi e contestualmente saltò il Gran Premio di Sochi. L'invasione altamente cruenta di Hamas
nei territori israeliani è invece passata sotto silenzio, nonostante lo schieramento netto e dichiarato di Qatar e Arabia Saudita, ma non solo, accanto ai guerriglieri palestinesi in funzione di finanziatori delle operazioni. Ma ancora più profondamente incide l'inchiesta di Stefano Tamburini su Autosprint. Ne leggo un piccolo passo. I soldi che finiscono nelle casse della Formula One Group e delle scuderie vengono dalle stesse tasche di chi finanzia i terroristi nazi islamici di Hamas, i cui capi fanno bella e indisturbata vita nella capitale Doha. Quei soldi dell'Emirato con una mano finanziano la Formula 1 e con l'altra consentono l'acquisto di bombe e armamenti di chi assalta e uccide innocenti, di chi fa mattanza anche di bambini. E come si fa a guardare tutto questo senza avere un minimo di rigurgito di amor proprio? Come si fa a prendere quei soldi ben sapendo da quali tasche provengono? Come è arrivato Stefano Tamburini ad avere informazioni precise e dettagliate e ad entrare nelle argomentazioni così in profondità? Il tuo pensiero, Stefano? Ci sono arrivato molto facilmente, perché sono storie abbastanza note, sono sotto traccia, ma non sono segrete. Allora, che Hamas avesse la sua sede non clandestina, cioè tanto di targhe all'esterno del grattacielo, a Doha, cioè a una ventina di chilometri dal circuito, e che sabato, quando Verstappen festeggiava il suo terzo mondiale, da poche ore, da quella sede a 20 km di distanza dal circuito era stato idealmente schiacciato il bottone dell'attacco a Israele da parte di Hamas. E lo stesso Qatar finanzia per $1 miliardo l'anno, per quel che si sa, poi magari sono anche di più, questa organizzazione, formalmente per aiutare le popolazioni più in difficoltà nella striscia di Gaza. Poi in realtà la ricostruzione non è mai cominciata. Questi soldi servono solo per finanziare quella che viene definita una guerra, ma che di fatto è una grande operazione terroristica. E non era sola, perché comunque il Qatar di finanziamenti abbastanza strani ne ha dati tantissimi, e soprattutto c'è un rapporto perverso con quelli che io ho definito nelle varie inchieste che si sono susseguite su Autosprint, i paesi canaglia in fatto di diritti umani e civili. Non ci scordiamo che in Qatar si è giocato un mondiale di calcio pochi mesi fa, per costruire stadi e infrastrutture sono morte 6.500 persone, eppure è stato messo il silenziatore sulle possibili proteste dei calciatori, si è preteso che si giocasse come se nulla fosse accaduto, si è accettato che alla fine Altani, l'emiro, che non è uno messo lì per elezione, ci è arrivato attraverso una successione per la prima volta non cruenta all'interno della famiglia regnante. Di solito succede in Qatar come succedeva nell'antica Roma: accoltellavano il regnante per prendergli il posto, lo ammazzavano. Questa volta lui ha preso il posto del padre senza farlo fuori e ha posato, vi ricorderete, quella mantella simbolo di potere sulle spalle del capitano della squadra che ha vinto il mondiale, di fatto mettendo una specie di cappello su quel mondiale. Nessuno ha protestato, io temevo che potessero farlo anche con Verstappen, fortuna ha voluto che ha vinto di sabato con una gara sprint e quindi non c'era la formalità completa dell'evento, e forse questa cosa ce la siamo risparmiata. Però quello è un paese liberticida che mette gli oppositori in carcere, che fa processi senza fare processi, nel senso questi oppositori spariscono in carceri speciali che sono a pochi passi da quel circuito. Ecco, nemmeno nel momento in cui è accaduto quello che è accaduto, e tralascio poi l'aspetto sportivo, del quale probabilmente parleremo dopo, ne avete parlato anche la scorsa settimana, è stata una vergogna anche da quel punto di vista. Eppure le uniche parole che abbiamo avuto martedì a Milano alla presentazione dell'accordo con Pirelli da parte di Domenicali sono state parole addirittura entusiaste per quello che è successo in Qatar. Non una, quello che dice e che scrive Pino Allievi è verissimo, qualcosa di scandaloso, che non si dica nulla e che si continui a non dire niente, a far finta di niente, a non provare nessun imbarazzo a finanziarsi dallo stesso bancomat dal quale si riforniscono i terroristi. Questa è la punta di un iceberg che però comprende molte altre cose, se poi volete ci arriviamo. Cioè,
i rapporti con questo paese sono controversi. A poca distanza dalla sede di Hamas c'è la base militare, c'è una base militare statunitense, che è quella che veniva usata, la stessa che veniva usata durante la guerra del Golfo per bombardare Saddam Hussein. E quindi c'è questo gioco ambiguo, addirittura i qatarioti adesso si pongono come addirittura come negoziatori in un possibile processo di pace, quando in realtà sono quelli che armano, quelli che hanno fatto l'aggressione. È una situazione veramente terribile, la quale la Formula 1, il calcio, il grande sport, non ci dimentichiamo, lì ci hanno organizzato perfino una sorta di coppa internazionale di hockey su ghiaccio, si chiama Desert Cup, cioè nel piano deserto ci hanno fatto una coppa di hockey su ghiaccio, quindi questi ormai comprano tutto, non solo lo sport. Bene, noi non vorremmo entrare maggiormente in queste argomentazioni, però volevo fare un giro partendo magari da Mario Donnini, per chiedere ma come mai e perché questo silenzio da parte di una Formula 1 che, quando c'è stata l'invasione da parte della Russia in Ucraina, immediatamente ha fatto sentire con molta decisione la propria voce. Perché questo silenzio che grida vendetta? Ma io credo che, non sono uno psicologo per poter entrare dentro i meandri che muovono le mosse di Liberty Media, ma credo che non ci sia neanche bisogno. Io penso che mia nonna diceva: bocca unta non disse mai male, no? Aveva questo proverbio che ogni tanto, i proverbi delle nonne a volte sono migliori di qualsiasi analisi di economia politica, ovvero di geopolitica. Hanno la bocca unta e quindi non parlano male, stanno zitti. Con la Russia l'avevano meno unta. Comunque voglio dire che la Formula 1 ha una meravigliosa tradizione di totale indifferenza nei confronti di problemi che addirittura di violazioni del diritto naturale, perché voglio dire, hanno corso per anni nell'Argentina dei generali e nessuno se ne è mai accorto. Hanno stabilito dei capitoli fondamentali e delle svolte importanti, hanno beccato buoni soldi, anzi forse i primi che hanno visto veri nel Sudafrica dell'apartheid. Quindi voglio dire, c'è una meravigliosa tradizione di indifferenza della Formula 1 ai problemi più basici della politica e del diritto naturale a livello mondiale, cioè proprio non gli fa schifo niente a quelli della Formula 1 se beccano il quattrino, la verità è questa. Bene, però e qui voglio salutare Paolo che è arrivato, il traffico lo ha lasciato libero, volevo sentire proprio il tuo parere nel merito, perché gli episodi che ci racconta Mario sono episodi che fanno parte dell'era Bernie Ecclestone, ma proprio un'era che ormai risale a 50 anni fa, 40 diciamo anni che fa. Nell'era Bernie Ecclestone la sensibilità generale a certi problemi, a certe situazioni era molto più bassa, molto meno sentita di adesso. Certo. È chiaro che c'era una comunicazione diversa, non c'erano i social, i social, mancava internet. Come dicevate, il silenzio è assordante, assordante proprio, certo. perché come facevate notare prima, appunto, è discrepante il discorso invece dell'azione subito immediata, dura sotto ogni aspetto, cioè nel senso, la Formula 1 non ha impiegato 30 secondi ad annullare il Gran Premio di Russia e poi la federazione a impedire sostanzialmente che i piloti russi partecipassero, e non solo alla Formula 1 oggettivamente. Certo, certo. Quindi c'è stata una sanzione complessiva. Qui diciamo teoricamente è facile capirlo, se si vuole essere appunto maliziosi, ma non è una malizia abbastanza semplice, insomma. Faccio una battuta che nessuno si offenda: Aramco è grande. Al grido di Aramco è grande, ecco. Andrea Cremonesi, vincono i soldi su tutto, su tutti, anche sulla vita, anche su questi questi barbari genocidi, è sempre il dio danaro che comanda? Beh, come diceva prima anche Mario, no? Noi siamo stati per anni
In Bahrain, ricordo un anno andammo in Bahrain subito dopo la protesta, perché se non vado errato sono sunniti coloro che detengono il potere e sciita la maggior parte della popolazione, e c'era stata questa sommossa, compagnia, ne aveva parlato anche Hamilton, è successo per diversi anni, noi siamo andati tranquillamente con la gestione Eccleston, ma queste cose si ripetono, come vedete, anche con questa gestione. Si va, ci sono i soldi, oltretutto con un po' di timore, perché io parlavo con alcuni manager e con alcuni piloti ai tempi, insomma, dicevano, beh, insomma, l'Iran è là sopra, se eravamo ancora in piena, diciamo, guerra del Golfo, no? C'era ancora la presenza degli americani in Iraq e compagnia. Noi stavamo abbastanza bene in Bahrain, perché vicino c'era la base, se non sbaglio, della quinta flotta americana. No? Comunque un segnale, Gianluca, ce l'aveva già dato Liberty Media lo scorso anno, quando a Jeddah caddero le bombe a poche distanze dalla pista e nessuno fece praticamente nulla. No, molti fecero finta di nulla. Anche allora The Show Must Go On, per riprendere la canzone dei Queen, e si andava avanti lo stesso. Certo, è un argomento ovviamente un po' scivoloso. Secondo me una certa differenza c'è tra l'invasione della Russia, che è uno Stato che invade un altro Stato, e qui sono dei terroristi, dei criminali che vanno a compiere un'azione terroristica in un altro Stato. Quindi magari può essere... Anche se è vero che Hamas controlla la striscia di Gaza. Cioè, il governo della striscia di Gaza non è Hamas. Qui ci addentriamo nella politica, non è uno Stato riconosciuto, però secondo me una certa differenza c'è da un punto di vista politico, visto che poi la Formula 1 e Liberty Media sono anche enti politici. Secondo me è giusto che si comportino su quel binario. Poi, insomma, dare patenti di Stato... su cui si può andare a correre, no? Allora ci vorrebbe un regolamento anche etico. No, qui non si dice non andiamo più a correre, ma quantomeno sottolineiamo, denunciamo questi fatti, perché denunciati. Dovrebbe... Così come è stato per la Russia, hanno fatto benissimo a dire denunciamo questo. Diciamo, quantomeno ci sarebbe potuto fare, tra virgolette, come, più che denuncia, io avrei fatto il classico minuto di silenzio, perché comunque c'erano state una valanga di vittime. L'avrei fatto sullo schermo come di partenza, senza mettersi da un lato o dall'altro, perché quando ci sono delle vittime come quando ci fu l'11 settembre l'ultimo Monza. Minuto lo do ad Oscar. Io non voglio mettermi da una parte all'altra, perché non voglio fare geopolitica assolutamente, e neanche voglio passare per Santa Maria Goretti, che fa un talebano di essere un talebano umanitario. Però ok, la Russia Liberty Media America, la Russia è il nemico numero uno d'America, quindi al bando subito. Questi signori qui stanno arraffando soldi, i soldi non hanno odore, non hanno colore, ovunque vengano. Avete parlato di silenzio assordante, sarebbe stato meglio da parte di tutti, allora sarebbe stato meno peggio. Invece, guarda caso, chi ha parlato ha detto delle stupidaggini. Abbiamo una precisa funzione sociale, il fatto di andare in questi paesi li aiuterà ad avvicinarsi a risolvere i problemi umanitari, cioè. Invece di dire, signori, stiamo vendendo un prodotto, perché la pagina dopo parla di clienti, quelli che noi chiamiamo appassionati, per loro sono i clienti. Quindi non tappiamoci il naso, ma non raccontiamoci le balle. I soldi non hanno odore, non hanno colore. Un minimo di coscienza ce l'hai o non ce l'hai? Questo vale per tutti, però... Se è un silenzio assordante che fa paura a tutti, che lo sia. Invece chi parla dovrebbe star zitto. Detto questo, chiudiamo per il momento qui l'argomento e apriamo quello sportivo, andando immediatamente negli Stati Uniti a vedere la situazione in casa Ferrari, in casa Mercedes. Ce la può spiegare sicuramente Paolo, perché i Mercedes hanno detto che porteranno l'ultimo sviluppo, la Ferrari ha dichiarato basta sviluppi, la macchina è questa. Sì. Beh, sì, diciamo che la Mercedes ritiene che, a parte che comunque era uno sviluppo programmato, di conseguenza non è che l'hanno deciso tra un gran premio e l'altro. Parto dal presupposto che appunto la Ferrari ritenesse che le ultime cose che aveva portato fossero quelle che poi servivano almeno per
arrivare a quel bilanciamento che abbiamo visto in più gare, poi certamente non così efficace in Qatar e, come l'abbiamo ripetuto per l'ennesima volta, in queste ultime 5 gare vedremo sicuramente delle gare in cui la Ferrari sarà più competitiva e delle altre gare dove la Ferrari sarà, a parte la generalizzazione, al di là della generalizzazione, la Mercedes Austin è una pista dove il motore conta. Sì. Allora, verrà riutilizzato il motore che era stato utilizzato a Monza, perché cerchiamo di dire che sostanzialmente sia in Singapore ma addirittura anche a Suzuka non era stato utilizzato quello. Quindi è ovvio, perché il motore di Monza serve sia per Austin e la settimana successiva per il Messico per via della rarefazione. Deve avere un motore che spinge, perché la rarefazione riduce di molto la potenza. Quindi nessuna arma speciale, se non appunto prepararsi a quelle che sono le caratteristiche di questo tracciato. Il discorso degli assetti è stato di nuovo per l'ennesima volta preparato al simulatore e con, diciamo, l'aggravante sempre della sprint race, perché quindi sostanzialmente domani ci saranno solamente una singola sessione di prove libere e quindi non è che ci si possa inventare nulla, si andrà con un assetto già molto raffinato da varie iterazioni che sono state fatte al simulatore. Oscar, la McLaren che cosa può dire di suo, visto che è stata la squadra che ha conquistato più punti nella classifica costruttore negli ultimi Gran Premi? Allora, abbiamo detto nelle ultime gare, Gigi, in salita, che le out delle piste saranno a favore, non perché lo dicono loro, perché se lo dicono vuol dire che è il contrario, a meno quello si è visto finora, ma ci sarà la pista dove uno va meglio, la pista dove uno va peggio. Questa pista sono due dritti importantissimi, lunghissimi, quindi il motore, come dire, ma c'è anche un susseguirsi di curve a 90 gradi che favoriranno, quindi il compromesso oggi migliore che ho visto non è né Ferrari né Mercedes, ma sicuramente McLaren. Vedremo, però ti ripeto, la Mercedes nelle ultime gare è andata meglio della Ferrari, salvo le corbellerie sportive, perché stiamo parlando delle macchine adesso, certo, le corbellerie sportive che possono perseguire, possono farle ancora, hai voglia, non c'è mai limite al peggio, però finora è andato meglio. Qui 5 volte ha vinto Hamilton, quindi se la Ferrari riesce a ribaltare tecnicamente questa, se i problemi non sono i piloti, i problemi è negli uni, negli altri, se riescono a ribaltare questo gap che nelle ultime 3 gare tecnico si è visto anche confronti della Mercedes, non solo, quindi, però delle 3 quella che vedo meglio qui è ancora la McLaren. Ecco, l'Aston Martin non si vede più, ha fatto un inizio di campionato, Gianluca, davvero strepitoso, ha proseguito benino e adesso sta facendo perdere le proprie tracce. E chiaramente ormai da settimane l'ha fatta perdere le proprie tracce, gli sviluppi non hanno funzionato, o quantomeno hanno funzionato sicuramente, ma non come gli sviluppi degli avversari, che quindi McLaren in testa, abbiamo detto, ha portato relativamente parlando l'Aston Martin più indietro. L'Aston Martin poi corre solo con un pilota, perché poi è così, è inutile che non lo diciamo, quindi è anche difficile difendere una posizione nel campionato costruttori quando i punti li marca solo Fernando Alonso. Nel complesso è sicuramente una macchina che se gli va bene, se conferma la posizione di classifica che ha adesso. Tra Ferrari e Mercedes c'è da dire che abbiamo parlato della McLaren, è vero, ma il fatto che la McLaren sia lì toglierà punti importanti, è evidente, certo, a Mercedes e Ferrari, quindi ormai lottano per pochi punti, quindi è difficile fare dei grandi recuperi o delle grandi difese, perché rimarranno le briciole per loro. Certamente, sei d'accordo con questo ragionamento, Andrea? Sì, sostanzialmente sì, perché vedo che poi McLaren, salvo casi eccezionali, va bene un po' dappertutto, mentre gli altibassi di Mercedes e Ferrari sono un pochettino più accentuati. Certo. A Stefano Tamburini volevo fare un'ultima domanda relativa, naturalmente di natura sportiva. Questa Formula 1 ha già dato i 2 titoli, ha già sancito il campione in Verstappen nella squadra della Red Bull. Sta perdendo consensi in questa ultima parte della stagione, consensi in termini di audience televisiva, ma abbiamo saputo che anche i costi dei biglietti delle gare che ancora mancano si stanno riducendo. Beh, mi sembra che le ultime stagioni, le ultime fasi di questa
Formula 1 siano tutte contraddistinte da cicli di dominio pressoché assoluto. Ora tocca alla Red Bull, prima è toccato a Mercedes. Qualche volta ci sono state delle lotte intestine, è stato l'anno in cui Rosberg ha tolto il titolo a Hamilton e poi si è ritirato, talmente è stato potente lo stress. In precedenza c'era stato un altro ciclo Red Bull. Credo che sia molto più difficile, per come sono organizzate le regole tecniche, che chi è dietro possa recuperare in tempi brevi. Cioè, si è visto che i cicli sono piuttosto solidi. Cioè, quest'anno l'unico che poteva battere Verstappen era un altro Verstappen con la stessa auto, neanche con un'altra. Credo che prima o poi dovranno pensarci, perché noi non ci siamo annoiati quando c'era Schumacher che vinceva sempre, quasi, anche se poi erano molto più combattuti in alcune stagioni. Però credo che bisognerà arrivarci, perché così gioco forza diventa una cosa un po' più noiosa almeno per il pubblico più esteso, per quello più appassionato, per quello più tecnico, no? Assolutamente condivisibile questo ragionamento, ma sembra che in casa Red Bull non tutti lo stiano facendo, anzi qualcuno la pensa diversamente. Adesso vi faccio vedere il volto del pilota del quale stiamo cercando il nome, voi già in tantissimi state scrivendo, adesso andiamo a leggere qualche nome, se la regia ha pronta la foto, eccola qui immediatamente la nostra Ambra. Chi è questo pilota? Poi vi darò magari un indizio, ma chi è questo pilota? Ditaci il nome e vincerete il libro. Ora andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo con una notizia un po' particolare. Bene, siamo nuovamente insieme, stavo leggendo i tanti messaggi che sono arrivati fino a questo momento, ma ancora non avete indovinato il nome del pilota. Guardate questo pilota, vi do un aiuto, si trova a Monte Carlo, ma Monte Carlo c'entra poco con il nome di questo pilota. Chi è questo pilota? Vi lascio ancora così in sospeso, perché un altro aiuto magari ve lo do nel giro successivo se sarà necessario. La notizia che vi stavo accennando prima della pubblicità, qual è la notizia? Ma la notizia è che una squadra che vince il titolo piloti e poi vince il titolo costruttori, in questa squadra può esplodere una crisi tra i due manager che la stanno guidando? Punto interrogativo. No, e invece sembra di sì. Guardate il servizio. Red Bull hanno festeggiato entrambi i titoli e a 5 gare dal termine del mondiale il campionato sembra perdere interesse. In calo sono l'audience televisiva e le prenotazioni sulle piste che ancora mancano a calendario, come Las Vegas, che l'anno scorso era partita con una prevendita alle stelle mentre oggi fatica a piazzare l'invenduto. Ma la crisi sembra colpire anche i vertici della formazione imbattibile. Alla Red Bull, secondo un quotidiano brasiliano, è in atto una guerra tra Helmut Marko e Chris Horner per il controllo della squadra. Horner imputa a Marko errori commessi nella scelta dei piloti, come l'olandese Nyck de Vries o la conferma del giapponese Yuki Tsunoda, passando attraverso le pesanti dichiarazioni fatte su Perez, reo secondo Marko di essere sudamericano e per questo non in grado di esprimere una concentrazione in qualifica a livello di Vettel o di Verstappen. Tutti elementi di una tensione crescente tra figure in lotta per conquistare il vuoto lasciato dalla scomparsa di Matesic. Infine, l'avvertimento di Horner a Perez: se le prestazioni delle vetture, come ci si aspetta il prossimo anno, si dovessero compattare, abbiamo bisogno che entrambi i piloti siano al top.
Allora, vorrei andare subito da Mario Donnini per sapere da lui innanzitutto quello che pensa di questo, di questa boutade, che è stata inizialmente brasiliana, ma poi la notizia è circolata anche da noi in Europa, in Germania, in Inghilterra, e sempre più voci si vanno ad assommare, tanto che Helmut Marko ha dovuto dare anche la sua opinione nel merito. Qual è la tua, Mario? Beh, dai e dai, è sempre stato lui l'aggressore dialettico e stavolta deve difendersi, quindi questa è già una cosa abbastanza particolare. Guarda, Helmut Marko è nato nel 1943 e ha 80 anni precisi. Christian Horner potrebbe essere suo figlio dal punto di vista anagrafico. Io penso molto semplicemente che siamo di fronte alla solita asettica, simpatica e spietata lotta di potere. Cioè, come nei film western, una volta fatto il colpo, una volta che è riuscito, la seconda parte della trama prevede che tra coloro che sono riusciti a mettere a segno, evidentemente in questo caso non è una rapina, ma teoricamente, malgrado qualche violazione del budget cap o qualche strana regola di Abu Dhabi 2021, dovrebbero essere vittorie non di rapina ma vere e legittime, fino a prova contraria. Bene, se lo sono e lo sono, allora c'è semplicemente il regolamento di conti, ma succede dappertutto, in tutte le onorate società prima o poi c'è il regolamento di conti, non è che uno ha ragione, l'altro non ha ragione, uno parla alla bocca larga, l'altro non ha la bocca, non è vero niente, semplicemente il più giovane vuole cacciare via il più vecchio perché siamo troppi in questo locale e ce ne vuole solo uno che comanda, sostanzialmente il discorso è questo. Horner vuole diventare l'unico interfaccia di Verstappen e vuole far fuori Marko, anche perché Marko aveva un rapporto personale diretto. Mi raccontava che aveva conosciuto Matešić addirittura una volta che era andato nel suo albergo. Quindi tutto era cominciato perché si erano conosciuti personalmente e si erano molto piaciuti in 2-3 giorni insieme, avevano passato al tavolo. Quindi io credo che finito questo rapporto meraviglioso, perché Matešić purtroppo è passato a miglior vita, con l'altro socio thailandese di Red Bull non ha lo stesso feeling, quindi ha perso un po' di potere politico, ne aveva immenso, e Horner cerca di approfittarne e di mangiargli la giugulare. Ok, cosa allora, che tra romantici sì, però Paolo, sì. Dice bene Mario, succede un po' in tutte le situazioni, in tutte le famiglie, sì, ma nelle famiglie dove c'è della crisi, mette in collisione l'una e l'altra parte armate, ma hai vinto tutto, stai dominando, stai vincendo, perché questa crisi e perché questa battaglia? Ma per certi versi verrebbe da rispondere perché te lo puoi appunto permettere, perché tanto questa battaglia non crea nessun contraccolpo fondamentalmente. Nello stesso tempo però io sono anche dell'idea di vedere anche una sorta anche di pantomima, non voglio togliere ogni credibilità a queste voci, però mi sembra di vedere il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Cioè Horner, che è una persona che ha 2 peli sullo stomaco così lunghissimo, sembra più buono di Marko, perché Marko appunto si immagina spietato, poi austriaco, così. In realtà fondamentalmente Horner è peggio di Marko. Io credo che la sorte ad esempio di Perez sia già decisa, non è che non ritengo assolutamente vero che gli sia stata data ad esempio questo ultimato nel dire vediamo cosa fai nelle ultime 5 gare. E la dimostrazione per me è data proprio da come sono stati giocati, diciamo, quei contratti dei piloti, degli altri piloti, al di fuori ovviamente di Verstappen e dello stesso Perez, è abbastanza evidente che c'è prontissimo Lawson ad andare al posto di Ricciardo nel 2024 in Alfa Tauri, ed è altrettanto verosimile, se non quasi praticamente certo, che Ricciardo ce lo ritroveremo in Red Bull. Per me il cammino di Perez è finito alla Red Bull, cioè è inutile che immaginiamo che queste 5 gare serviranno per convincere di qualche cosa, non servono assolutamente di convincere a nulla. E qui c'è il gioco delle parti, da parte di Horner, di mettersi dalla parte di Perez per dire guarda che io faccio di tutto per sostenerti. Io non ci credo molto. Vedremo appunto come lo sosterranno
in questa gara e poi nella gara di casa. Ecco. In realtà Horner non sta tenendo le parti di Perez, perché l'ultima dichiarazione è stata proprio: oh Perez, guarda che l'anno prossimo fino si avvicinano, io ho bisogno di due piloti. Fino all'ultima. Certo. E a parte le modalità e l'educazione, mm-hmm. è l'unica cosa che nella diatriba, che non esiste, ha ragione Paolo, fra i due, nella quale ha ragione, perché il signor Checo Perez, tutti si dimenticano, che guadagna più di 15 milioni l'anno e ci sono una marea di ragazzi che guadagnerebbero un terzo facendo le stesse cose, quindi qualcuno è ora che gli tira le orecchie e dire: ok, America, Red Bull, i soldi, però ai soldi che ti diamo ce ne sarebbero, diamo un calcio in una siepe, ne escono cinque di te e vogliono un terzo, quindi questa è l'unica cosa nella quale ha ragione. Per il resto è il gioco delle parti, questi qui non stanno litigando, ragazzi, stanno mandando messaggi a chi di dovere, e una volta la parte deve farla uno perché rischia qualcosa, una parte deve farla l'altro perché il diplomatico è Horner, quello che va alle riunioni è Horner, ma è Horner quello che ha la colpa nell'aver sforato il budget cap, l'altro fa il burbero, fa le cose che deve dire, però gli hanno accusato di avere confermato il giapponese. Quella è una manovra astuta, perché serviva in quel momento tenersi buona ancora l'onda. Quindi stanno dicendo delle frignacce. Ricordate Montezemolo Todd, almeno tanti anni, in certi anni. Ricordate, vi faccio un elenco di cose simili. Qui è il gioco della parte. Stanno giocando buttando fumo. Solo che una cosa è meglio che la dici tu. Una cosa che è meglio che la dica io, perché non rischio. Perché se deve andare alle riunioni con gli altri, è meglio che ci vada quello con la faccia pulita. Invece quell'altro ha 80 anni, che è ricco come il mare, che ha niente da perdere, può dire quello che vuole, è inattaccabile. Ma allora perché creare questa diatriba tra loro due? Ma va. Ma vabbè, diciamo che l'hai detto anche tu nel servizio, essendo ormai quasi un anno fa venuto meno Mateschitz, adesso un po' la colla all'interno inizia a mancare, quindi chi è un po' più debole inizia a scollarsi, perché Horner è Red Bull. E Marco non è, invece, non è Red Bull, certo. È un consulente, quindi, esatto. Ed è anche quello, secondo me, tra i due è vero che è una squadra di successo, sì, ma adesso io estremizzo un po': Horner ha vinto il mondiale con la Red Bull, Marco che cosa doveva fare? Doveva anche sviluppare tutta la filiera piloti, l'ha fatto? Insomma, mica tanto, abbiamo un Perez che è sull'orlo del licenziamento, ha trovato Lawson, però nel frattempo ha toppato con De Vries e ne ha tritati diversi di piloti, che adesso, famoso Albon, che adesso diciamo che è bravissimo, però l'abbiamo cacciato via, Gasly anche, quindi alla fine non è questo che lo tirerà fuori, però sicuramente non ha fatto un buon lavoro, e quando cominci a dire non è vero che mi mandano via, ecco, forse è il momento magari in cui stanno mandando via. Ma posso dire una cosa via. Però? Prego. Secondo me, ok, giusto o sbagliate le scelte che ha fatto, è l'unico che ci ha messo la faccia sempre ed è stato il parafulmine, perché immaginatevi senza un uomo forte come Marco che si prendeva le responsabilità, questo non va bene, via, tre gran premi, via, lo cambiamo con un altro, via, le polemiche dopo Gasly, dopo il Bonne, dopo, se c'erano i diplomatici invece che una figura come Marco, era una squadra smembrata da anni di polemiche con Marco, però mai. È una squadra che colpa mia. No, vi devo fermare qui perché dobbiamo andare in pubblicità, siamo andati fuori con i tempi, rientriamo con Cremonesi e con Stefano Tamburini. A fra pochissimo, qualche istante. Eccoci nuovamente insieme, stiamo parlando di Red Bull, abbiamo ancora due interventi da fare, anzi tre, perché volevo sentire anche Stefano. Come ti stai trovando, Stefano? Bene, benissimo. Bene, tutto ascolto, bene. Vabbè. Secondo te in Red Bull si stanno facendo la guerra o, come dice Oscar, no, è solo così polvere sollevata tanto per far parlare in questi ultimi cinque Gran Premi? Non è una guerra vera, secondo me. Non è una guerra vera. Andrea Cremonesi. Allora, però Helmut Marko, se vediamo bene, non ha tutti i torti Gianluca quando sostiene che Helmut Marko quest'anno ha fatto una scia di errori spaventosa. Anche nelle dichiarazioni non puoi dire che Perez è un sudamericano e quindi non ha la stessa concentrazione nelle qualifiche di Vettel e di Verstappen, perché poi quando andranno in Messico a correre voglio vedere dove sarà Helmut Marko. O ci metterà comunque sempre la faccia come dice Oscar? Sicuramente ci metterà la faccia Helmut Marko, così da adesso, da sempre, chiaramente poi col passare degli anni forse peggiora per certi
per certi casi, però lui ecco, ha questa grande capacità di dire quello che pensa, cioè è una qualità alla fine, è poco diplomatico. Abbiamo due persone che vivono in due ruoli separati, uno è il team principal, l'altro quindi è un dipendente della Red Bull, l'altro è un consulente. Certo. Voluto da Matesic, cioè, la variabile è che oggi Matesic non c'è più. Esatto. Da vedere, io non conosco i rapporti che ci sono tra gli eredi di Matesic e Marco, quindi questo è quello da comprendere, se vanno d'accordo o meno. Non credo che Horner abbia il potere, tra virgolette, di scalzare Marco, perché comunque Marco non solo era lì come rappresentante dell'azionista di maggioranza, ma non aveva comunque gestione diretta del team, non ha gestione diretta del team, non ha nessuna intenzione di occuparsi poi all'età che ha, 80 anni, del team, perché lui, certo, poi comunque ha una catena di alberghi, grazie, cioè al suo albergo ha, sì, ha, non è una questione di soldi, 80 anni, ma no, né di soldi, neanche di interesse, di potere, a lui certo, di potere, a lui interessa semmai guardarsi i piloti, ecco. Ed è questa la sua forza, comunque ha fatto degli errori magari con dei piloti, ma ha portato, ragazzi, Vettel e Verstappen, ha scommesso su due che gli hanno portato uno 4 campionati del mondo, 8, l'altro 3, sì. E questo poi magari ne vince altri due prima che cambiano i regolamenti. Allora vado da Stefano Tamburini. Stefano Tamburini, chi non ha peli sulla lingua in questa Formula 1 ci sta male? No, io credo che semplicemente non si tenga di conto del terzo attore di questa storia, che è Max Verstappen, che ha con Marco un rapporto molto solido. E quindi in questo momento qui rompere degli equilibri, mandare via uno che è l'uomo con il quale Max Verstappen si confida più volte durante il weekend, dopo il suo ingegnere di pista, la persona con la quale parla di più. Quindi c'è anche da tenere di questo. Poi di stupirsi di quello che è Marco, credo che l'abbiate raccontato bene tutti, che lui sia cattivo, noi l'abbiamo titolato cattivissimo me su Autosprint, è un personaggio quasi da fumetti, è cattivo solo se lo guardi da lontano, fa paura, mentre Horner ha uno sguardo un po' più luciferino, quello un po' più furbo, è sempre stato abbastanza scorretto nei rapporti con i piloti, si narrano anche di schiaffi volati nel retrobox in passato con altri piloti, piloti distrutti, completamente andati via, quelli che non erano buoni, ne ha sbagliati tanti, però oggettivamente ne ha indovinati tanti, quindi credo che alla fine anche il pensiero di Verstappen conti, e finché ci sono queste situazioni si tratterà di trovare degli equilibri, in fin dei conti hanno ruoli distinti, lui stesso ha ammesso quando è stato licenziato l'olandesino, che era stata una sua scelta, un suo errore, che Horner non lo voleva. Lo ha detto lo stesso Marco, quindi è uno che sa riconoscere anche gli errori, al di là della cattiveria. Credo che alla fine un equilibrio, se ha un contratto in essere, come ce l'ha anche Perez, lo troverà. Allora, condivisibilissimo il terzo elemento messo in campo da Tamburini, effettivamente la volontà di Verstappen in quella squadra ha un peso davvero importante, solido. Chi non se ne andrà dalla Formula 1 almeno fino al 2027, sapete chi è? È la Pirelli, vediamo il servizio. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità. Già. La notizia era circolata in Qatar, ma è stata ufficializzata martedì mattina a Milano, presso la sede della Pirelli, alla presenza di Stefano Domenicali, mentre il presidente della FIA, Ben Sulayem, era in videocollegamento. La Pirelli fornirà la Formula 1 fino al 2027 con un'opzione per il 2028. Da quando è tornata in Formula 1 nel 2011, ha dichiarato Domenicali, Pirelli è stato un prezioso partner supportando la Formula 1 attraverso tutti i cambiamenti regolamentari, fornendo pneumatici che consentono di mettere in scena un fantastico spettacolo in pista per i nostri appassionati. Il videocollegamento con il presidente della FIA ha sottolineato la distanza che oggi c'è tra Liberty Media e FIA, con quest'ultima che vorrebbe cancellare dal calendario Austria e Qatar per i noti problemi e arricchire la Formula 1 con l'arrivo del team di Andretti. Già, ormai io sono vaccinato, sai.
ci vuole fantasia. E allora che si fa? E allora che si fa? Domenicali ha lanciato un'idea in più nella presentazione del nuovo contratto con Pirelli. Paolo Filisetti, tu sei stato alla presentazione, sì, certo, a Milano. E ha lanciato l'idea di una possibile seconda marca in Formula 1 insieme a Pirelli dal 2028, anche la Bridgestone. È possibile una condivisione tra due case? Beh, non l'ha proprio lanciata così, cioè onestamente, perché proprio nella conferenza stampa ha detto: noi abbiamo ben presente che cosa anche forse nel passato la lotta tra due case costi di gomme, e quindi appunto che in questo momento con il modello di business della Formula 1 che prevede appunto il budget cap, fondamentalmente l'idea di introdurre un competitor, cioè quindi fare una guerra di gommisti, sostanzialmente di produttori di gomme in Formula 1, sarebbe prima di tutto di difficile giustificazione, in secondo luogo anche difficile da sostenere, per un motivo: uno, perché i test a quel punto li devi svolgere, non puoi pensare solamente a fare delle simulazioni, magari, e poi i costi andrebbero alle stelle. Quindi ha detto: noi non siamo contrari alla competizione, onestamente. Infatti anche Pirelli, quando è stato lanciato questo sasso, ha detto: ma noi siamo sempre ben felici di lottare, però è evidente che i costi contrattuali sarebbero gli costi stessi a cui non solo la Formula 1 ma anche gli stessi fabbricanti, quindi Pirelli stesso andrebbe in conto, sarebbero decisamente più elevati di quanto non lo siano attualmente. Eppure erano costi che una volta si sopportavano tranquillamente senza nessun problema, Oscar, quando tu eri in Formula 1. Ma perché, 1, Gigi, c'erano più case che, intanto che questo è il motivo per cui si è ritirato, e facevano ancora ricerca prima. Gigi, questo è il motivo per cui si è ritirato ancora prima di partecipare un'eventuale terza, la Michelin. Quindi ha detto: noi se non c'è competizione non ci interessa. Allora perché? Perché le gomme non le pagavano e le due case, in funzione della pubblicità che gli faceva la Formula 1, si sobbarcavano i costi dei pneumatici, quindi dei loro tecnici che andavano in giro, così. Oggi c'è un fisso che chiedono alle squadre un contributo che non è esattamente quello che costa, però io sono per la competizione, ma a questo momento, dove con 135 milioni di budget cap, se tu permettessi ai gommisti di lottare per il decimo fra di loro, vorrebbe dire che loro avrebbero un budget triplo di quello che hanno le squadre, quindi è assolutamente impensabile così come è formalizzata oggi. È una questione economica, certo, però sarebbe stato anche un sacrilegio, perché onestamente, non da partigiano perché sono italiano, ma la Pirelli in questi anni ha fatto un lavoro egregio, soddisfando tutti i capricci regolamentari, sobbarcandosi l'onere di creare loro uno spettacolo credibile addirittura delle volte, perché altrimenti sarebbe stato povero. E togliere questo e mettere un elemento nuovo, e non è stata una questione di soldi, perché probabilmente la Bridgestone i soldi li metteva anche più della Pirelli, ma è stato veramente una cosa intelligente stavolta, secondo me. Non vedremo mai una competizione tra gommisti in Formula 1, Gianluca? Ma personalmente non la vedremo mai più, perché molte cose che vedevamo un tempo oggi diventano impossibili, proprio provare, perché l'elettronica e la digitalizzazione di tutto ci ha portato i test cancellati completamente. Personalmente spero di no, spero che non la vedremo, perché non ho dei bellissimi ricordi, soprattutto le ultime lotte Michelin Bridgestone, quando sembrava che se avevi una o l'altra gomma allora avevi svoltato. Direi che non è più di moda, perché se guardiamo tutte le categorie più importanti del motorsport, ormai sono monogomma, quindi ed è così, tra virgolette, che oggi deve essere. Tra l'altro Pirelli è stata bravissima a ritagliarsi un ruolo da protagonista in un regime monogomma, perché poi alla fine si parla delle strategie, delle mescole, della gialla, della rossa, quindi è un do o des. Loro hanno dato tantissimo e hanno un ritorno pubblicitario enorme, perché comunque sono il, come ogni tanto dicono loro, perché sono l'undicesimo team, certo, per parlare poi di Andrea Cremonesi. Il presidente della FIA si è collegato mentre l'amministratore delegato di Liberty Media era presente a Milano. Tra i due non c'è amicizia e c'è una guerra in atto. E uno degli elementi di questa guerra si chiama Andretti Team. Esatto, esatto. Perché?
Beh, il motivo l'abbiamo già anche spiegato, ci sono i team che non vogliono allargare e quindi diciamo suddividere la torta in fette più piccole. Ma potrebbero creare un regolamento per cui prendono la torta i primi 10 e peggio, gli altri guarda, no. Peggio mi sento, poi immaginatevi una Williams che accetta, una Williams o una Haas che accetta di un anno di restare a bocca asciutta, è impossibile. Insomma, i team si sono tagliati enormemente il budget per affrontare una stagione, hanno aumentato enormemente i costi dei biglietti e hanno aumentato enormemente gli incassi. Questa è la realtà, Mario Donnini. Ma sì, io credo che al di là di tutto, all'interno delle gomme sono contento per la Pirelli, però ribadisco che l'utilizzo della monofornitura mi sta bene, però utilizzare addirittura 6 mescole di gomme diverse che poi ne vengono scelte 3 per ogni Gran Premio mi sembra una follia assoluta che serve solo per rendere le gare delle sciarade incomprensibili, tenere, medie, cioè è proprio una vergogna, cioè serve a non far capire niente a chiunque tutto ciò e non c'è mica colpa la Pirelli. Io dico che bisognerebbe avere più cuore e dire prendiamo un monofornitore e leviamo completamente il fattore gomme e diamo soltanto una mescola asciutto bagnato. Io vorrei questo. Sul discorso dei team è tutto logico, è tutto normale, non vogliono l'undicesimo team, è una vergogna. Io sogno che lo escludano e sogno che Andretti faccia ricorso accusandoli di antitrust e salti tutto Cucuzzaro. Perché Liberty Media si sta comportando come un vero e proprio trust, cioè sta egemonizzando uno sport, sta chiudendo le porte, sta incatorciando quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti uno sport a porta aperta, a determinate condizioni evidentemente di sostenibilità. Detto questo, mi fanno veramente pena questi argomenti, anche scelti dai team che vorrebbero scegliersi addirittura il numero e la qualità degli avversari. Non si è mai visto che uno pratica uno sport e può pronunciarsi sull'ammissibilità degli avversari. Vorrebbero solo star zitti e fare il loro lavoro. Allora, molti sono coloro che di voi da casa ci mandano messaggi anche in merito agli argomenti che trattiamo. Negli anni 70, dice Mauro da Chivasso, mi sono innamorato di una Formula 2 che parlava di pistoni, ammortizzatori, telai. Da un'ora oggi si parla di politica, soldi, liti. Come sono cambiate le cose? Purtroppo sì. Andiamo in pubblicità. Allora, siamo qui con il gioco, non ce lo siamo dimenticato, rimandiamo questa foto, anzi passiamo alla foto successiva dove Ambra diamo anche un compagno di viaggio, questo pilota. Allora, vi dico subito che naturalmente la foto ha a che fare con il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin e qui comunque siamo a Monte Carlo e stiamo chiedendo il nome del pilota biondo, più di così per il momento non vi posso dire, non ci siamo ancora, Gary Bettenhausen non è lui, Bob Bonduran non è lui, avete fatto anche altri nomi ma non ci siamo ancora con il nostro gioco, quindi andiamo invece a scoprire un pilota che invece si farà conoscere quasi certamente al grande mondo del motorsport nei prossimi anni. Per coloro che ancora non lo conoscono, questo è il servizio che gli abbiamo preparato. Guardate bene perché alcuni di voi avranno respirato l'aria del primo minuto del servizio. Guardate. Yeah.
tanti gli appassionati che si chiedono quando arriverà in Formula 1 un talento italiano in grado di dare vere soddisfazioni, visto il lungo digiuno dall'ultimo pilota tricolore che ha lottato concretamente per il titolo mondiale, Michele Alboreto, sulla Ferrari nel lontano 1985. Ebbene, il digiuno potrebbe finire tra qualche anno, il tempo di far maturare lo strepitoso talento del giovanissimo Kimi Antonelli, che domenica sulla pista olandese di Zandvoort ha conquistato il titolo europeo della Formula Regional. Antonelli è un pilota sostenuto dalla Mercedes, che lo ha voluto nel suo vivaio fin dai tempi del kart nel 2021. Nel 22 ha esordito nella Formula 4 italiana e tedesca, vincendo entrambi i campionati. Una vera stella tra i giovanissimi, ed ora per lui ci dovrebbe essere il debutto nella Formula 3, anche se sono in molti a spingere per un esordio diretto in Formula 2. Kimi Antonelli contro Sterzo Davvero Campione, questa settimana Autosprint gli ha dedicato la copertina. Stefano Tamburini, qual è la tua impressione? Avremo presto finalmente un pilota per il quale spellarci le mani dagli applausi, e sarà lui, Kimi Antonelli, visto il passato e soprattutto la sua presenza ormai concreta anche nel team Mercedes? Direi che possiamo sperarci. Io non vorrei scadere nel brutto vizio di dare del predestinato dei piloti, tra l'altro porta anche male, però i mezzi ci sono tutti. A me fa molta suggestione quel numero 12 sulla livrea, tra l'altro utilizzando lo stesso font, un font molto simile a quello che a suo tempo usava la Ferrari di Niki Lauda, quindi è anche, diciamo, un collegamento onirico, ce lo posso fare. Vorrei spendere 10 secondi però su una questione della Andretti. Io sto facendo dei conti, probabilmente nel prossimo numero di Autosprint affronteremo anche questa cosa. Ci sono molti conti falsi che vengono detti, anche i 600 milioni di dollari che pretendono le scuderie per i mancati introiti di 5 stagioni non tornano ai conti. Tra l'altro, fra il 2022 e il 2021 le scuderie hanno già incassato il 15% in più, e già con questi, con crescita di valori, un'undicesima scuderia ci sarebbe stato dentro. Quindi la stanno anche raccontando male. E quindi, anche ricollegandomi a quel messaggio del telespettatore che hai letto prima, della pausa pubblicitaria, si era appassionato a pistoni, è giusto, ha ragione, perché bisognerebbe parlare di questioni tecniche, così come se si parla di atletica al massimo si può parlare di qualità della pista, ma soprattutto bisogna guardare anche alle qualità del campione, così bisognerebbe guardare alle capacità di guida del pilota, perché il meraviglioso controsterzo è qualcosa che entusiasma a guardarlo anche 10 volte di seguito. Però siamo costretti a fare conto con questa sorta di prepotenza, questo tentativo di fare una specie di mega NBA chiusa dove nessuno entra, e si ha il coraggio di poter dire no a Cadillac. Tra l'altro ci sono le grandi scuderie che dicono perché state facendo un gioco per mettere il marchio su altra gente, perché la Ferrari con Alfa Romeo, con Sauber, non ha fatto la stessa cosa. Allora bisogna anche cercare di fare qualcosa che sia nell'interesse collettivo dello spettacolo. Allora, i nuovi campioni sono sempre quelli che entusiasmano, quelli che arrivano dopo, sono sempre quelli che mettono in discussione dei poteri, e anche avere una scuderia che ha il nome Cadillac, che poi è General Motors, uno dei principali costruttori al mondo, non farebbe altro che bene. Un'undicesima scuderia, fino a qualche anno fa c'erano 22 macchine, ce ne abbiamo avute anche 24, non è vero, i box ci sono, stanno tirando fuori tutta una serie di scuse che sanno di poco. Scusate la divagazione, ma mi sembrava giusto
Assolutamente, sono perfettamente d'accordo, poi sentiremo anche i nostri telespettatori, ma sono perfettamente in linea con il tuo pensiero. Volevo andare da Mario Donnini. Mario, voi avete, per ritornare sull'argomento che avevamo lanciato, avete scelto Kimi per la copertina di questa settimana, convinti che è la stella nascente? Ma la stella nascente è una parola grossa. Kimi Antonelli, che lunedì annuncerà ufficialmente il passaggio direttamente in Formula 2 con la Prema, quindi correrà e sfiderà i più bravi della Formula Cadetta ancora a 17 anni, quindi da teenager. È sicuramente diverso dagli altri. La particolarità di Kimi Antonelli non è quella di essere bravo o non bravo, perché non vorrei cadere nel trabocchetto di dire abbiamo il futuro campione del mondo dei prossimi 12 anni, perché questo onestamente non lo so, e dirlo sarebbe semplicemente una boutade. C'è un aspetto che sia sportivo che umano e che tratteggia un personaggio che è diverso da tutti quelli che sono arrivati in Formula 1 di recente. Cioè, Kimi Antonelli è un ragazzo eccezionale, perché in pista va stupendamente, perché è imbattuto, perché è il classico pugile giovane dal nasino all'insù e con la castagna incredibile. Però c'è un aspetto: umanamente è una persona intelligente, è un ragazzo che non se la tira, è un ragazzo che studia, è un ragazzo aperto, simpatico, positivo. Non è ricco, non è il classico bamboccio o pollo d'allevamento. Siamo di fronte a una figura umanamente a tutto tondo, completa, che rappresenta veramente un qualcosa di nuovo, di diverso, ma non perché solo, non solo perché è italiano, ma a prescindere anche dall'italianità, che comunque non trascurerei, perché lo è in maniera solare, carina e assolutamente importante, però c'è anche un aspetto di umanità. Io credo che siamo di fronte a una figura mediaticamente che potrebbe essere bella come Valentino Rossi. Non so se competitiva o no, perché poi anch'io mi tocco la gioielleria tutte le volte che sento a fare grandi previsioni. Però se non altro abbiamo una persona diversa dalle altre. Termino dicendo una cosa anch'io su Andretti. Andretti mette paura, a parte che toglie roba dalla mangiatoia. Ma Andretti in realtà, Cadillac è semplicemente un adesivo che ci hanno messo dopo e un coinvolgimento che gli serve per entrare nel club dei rotariani della Formula 1. In realtà Andretti è una squadra che non ha niente a che vedere con nessun costruttore, è a tutti gli effetti un assemblatore, un racer puro, e ai grandi costruttori mette terrore farsi battere da team Andretti, perché è diverso da loro, come Antonelli secondo me è diverso come pilota. A posto. Non dovrebbero avere tutto questo terrore, perché quando è entrata la Red Bull, mi ricordo, la chiamavano la squadra dei bibitari. Cosa vuoi che facciano quelli che sono dei bibitari? Avrebbero fatto bene ad averne di terrore, avrebbero fatto bene ad averne, adesso ne hanno. Memori della lezione. Adesso ne hanno. Bene, vi siete mangiati il tempo, andiamo un attimo in pubblicità. Quando rientriamo faccio fare un giro veloce su Antonelli in studio e poi andremo in MotoGP. Attenzione, ancora non avete indovinato, mi sembra incredibile, vi darò un aiutone. Tu sì. Della seconda andiamo, foto. Andiamo in pubblicità, vede... perché sennò mi dice il nome in diretta. Allora, prima di voltare pagina e passare alla MotoGP, prima di commentare questa foto che io ho alle spalle, voglio rientrare nel gioco, perché non ci siamo ancora, ragazzi, vi devo dare un altro aiuto. Ricky Ginter e Dan Gurney, non sono loro. Rivediamo la foto e vi do un aiuto in più. Guardate, adesso il pilota si mette il casco e mettiamo qualcosa nella tabella che c'è alle sue spalle, vedete? Beh, lì si legge chiaramente sopra un nome, una marca, e sotto la mano c'è anche il nome del pilota stesso, ma non riuscite a leggerlo da questa angolatura. Qui le immagini, l'immagine dava proprio Toto Wolff insieme ad Antonelli, che si è già accasato alla Mercedes, mentre l'immagine successiva
era quella di un logo per una iniziativa di AC Sport, Specialist Motorsport Academy. Che cos'è, Andrea? Hai 30 secondi. Sì, è appena inaugurata, abbiamo fatto il lancio giusto ieri di questa Academy, che si rivolge ovviamente per la formazione agli operatori, per migliorarne le competenze e per ampliare la platea appunto degli operatori che lavorano nel settore delle gare. Cioè sostanzialmente quindi, una scuola per meccanici. Noi la chiamiamo l'università dello sport, almeno l'obiettivo è quello di diventare una università dello sport e anche un modo per migliorare quelli che vengono definiti un po' i corsi di aggiornamento, no? Per diverse categorie di lavoratori. Ecco, noi abbiamo per esempio la formazione sportiva, la formazione tecnica, la formazione medica, sono i primi tre settori dei quali ci cominciamo ad occupare e che sarà sviluppato poi nel 2024. Un progetto che avrà ovviamente come base una serie di operatori del mondo ACI e ACI Sport, la sede è quella di Vallelunga, porteremo poi i corsi anche sul territorio nazionale perché abbiamo ovviamente commissari per esempio certo. Sportivi un po' in tutta Italia, quindi nel 2024 partiremo alla grande, abbiamo anche diciamo il sostegno, l'appoggio, il supporto di sport e salute, quindi una nuova iniziativa. Ceccarelli, dottor tornando, Ceccarelli. Tornando ad Antonelli, chi mi Antonelli, avete notato che sulla macchina c'era il marchio C-Sport, perché quello è il campionato che viene ovviamente vinto, sì, è un campionato certo. Che viene gestito è uno dei tanti campionati che viene gestito insieme ad C-Sport. Ma la scelta e la notizia che ci ha dato proprio in diretta Mario Donnini, la scelta di portarlo subito su una Formula 2, sintetici ragazzi però, è una scelta giusta o stanno forzando i tempi in maniera eccessiva? Ma io non la vedo come una forzatura eccessiva, per il semplice motivo che comunque la Formula Regional è una Formula 3, se così lo vogliamo definire, quasi una Formula 3. Di conseguenza io penso che potrebbe tranquillamente saltare quello step. Oscar? Io sono per andarci subito, perché chi la sta decidendo questa cosa ne hanno valutato le qualità tecniche e morali del ragazzo. Io sono amicone del papà, della mamma, il ragazzo onestamente, a parte averlo visto in qualche gara di Monza che addomina, ma poi non lo conosco bene, però tutti ne parlano in un modo entusiasta. Io sogno per me, per tutti gli sportivi italiani, ma soprattutto per lui, che questo sei il prossimo italiano in Formula 1. Sì, Kimi Antonelli è figlio di Marco Antonelli, che è stato un campione nei campionati italiani turismo. Sì, ma corre poi tuttora. È diventato team manager con una sua squadra. La tua impressione, no. La tua opinione, Gian? Gli addetti ai lavori ne parlano come non come il predestinato, ma come un fenomeno. No. Non come presa, come un fenomeno. No, ecco, bravo. Quindi, come un fenomeno, questo è un fenomeno. e quindi prendiamo come tale. Dietro c'è anche Toto Wolff, che stupido non è, quindi esatto. Se lo sta facendo crescere, sa bene cosa sta facendo. Allora, si parla di fenomeno perché? Perché sostanzialmente Kimi Antonelli ha vinto tutto nel kart, ha fatto in due anni il campionato di Formula 4 italiano e il campionato di Formula 4 tedesco e li ha vinti tutti e due. Quest'anno ha fatto la Formula Regional che si corre d'inverno in Oriente e la Formula Regional il campionato europeo e li ha vinti tutti e due. Questo ha vinto tutto le categorie alle quali ha partecipato. Certo, se non è un fenomeno questo, che cosa dobbiamo dire? A questo punto ci aspettiamo il massimo, Andrea. Certo, noi ce lo auguriamo ovviamente, finalmente un pilota italiano che possa essere al top, no? A 17 anni, prima diciamo l'età per la Formula 2, la Formula 3, ma 17 anni, un tale Mark Verstappen a 17 anni e qualche mese è entrato in Formula 1, quindi attendiamo il nostro Verstappen. Bene, arrivati a questo punto però prendiamo e andiamo in MotoGP, perché in Indonesia abbiamo vissuto un sabato che si parlava solo spagnolo e una domenica dove il dialetto piemontese è entrato nuovamente prepotentemente in MotoGP, vediamo. La MotoGP in Indonesia
ha regalato fortissime emozioni. Il sabato infatti ha visto Martin chiudere il campionato con una vittoria secca che lo lanciava per la prima volta in testa alla classifica di un mondiale. Incredibile, sì, perché il campione del mondo, Pecco Bagnaia, sembrava spento, senza più energia. Poi arriva una domenica nella quale Martin ritorna ad essere quel pilota spagnolo velocissimo, sì, ma anche molto incline all'errore. Debolezza che sembrava guarita definitivamente e invece, al 13° giro, Martin scivola mentre Pecco Bagnaia, partito dalla 13° casella, si ricorda di essere il campione del mondo in carica e mette in pista una rimonta che profuma di storia. Dal 13° al 1° posto ed il campione del mondo ritorna con merito ad occupare la prima casella della classifica generale con 18 punti di vantaggio sullo spagnolo Martin. Ed ora, con 5 weekend e 10 gare a disposizione, come evolverà questo combattutissimo mondiale? E anche qui Freddie Mercury ci aiuta perché ci dice che questi due piloti, questi due campioni sono sotto pressione. Allora vi do 15 secondi a testa, mi raccomando, perché siamo veramente al limite con i tempi, però parto da Mario Donnini. Mario, chi è più sotto pressione nelle ultime 5 gare, al di là del vantaggio esiguo che ha, che emerge dalla classifica, ma chi è più sotto pressione tra Martin e Pecco? Ma lo è Pecco perché ha la cintura, quindi ha veramente qualcosa di importante da perdere. L'altro non ha più niente da perdere perché comunque ha fatto la stagione della vita, male che va, anche se arriva secondo ne esce contento. Chi ha in questo momento il peso è Bagnaia. E attenzione, io non so chi vincerà, però so quale sarà il fattore che darà il vincitore, e cioè il braccino. D'ora in poi si cadrà di meno e attenzione, perché vincerà chi avrà meno braccino. Da qui in poi arriva la paura di cadere. Chi dei due avrà meno braccino? Oscar. Allora, io pensavo che ho sempre pensato che Pecco, quando ha tutto a posto, Bagnaia è il più forte che c'è in questo momento, eh? Non parliamo in assoluto, che non fa per me. E poi invece ho anche pensavo che l'unico rivale vero di Bagnaia fosse Pecco stesso, perché è un introverso, perché si fa un sacco di così. E invece qui ho dovuto rivalutarlo perché ha avuto un regalone dall'altro, sembra che si riscambino i regaloni, quindi le prossime 5 gare vedremo chi si fa meno regali vince, certo. Secondo me è un po' quello che dice lui, ma la cosa che mi ha colpito è stato che Pecco qua, dove io non avrei scommesso, visto dove partiva, visto il suo sabato, ma e non solo, sono convinto che aver visto Martin cadere l'ha fatto anche vincere, altrimenti non passa Vinales, arriva terzo se vince, perché a questo punto gli è scattato qualcosa che abbiamo visto le stimate del campione. Da qui alla fine vedremo. Dopo, se posso dire un'altra cosa, voglio dopo dirla. Stefano Tamburini, volevo sentire anche la tua parere, la tua voce. È un campionato questo, ormai da qualche anno, dove ci sono tanti italiani e tanti spagnoli. Possono fare la differenza in questa bagarre, non so, il Bezzecchi della situazione piuttosto che il Vinales o l'Espargaró a favore di una nazionalità piuttosto che un'altra? Ma di solito nella MotoGP non si vedono le stesse cose della Formula 1, questi giochi di squadra o giochi di nazionalità, però tutto può essere, perché nel famoso anno in cui Marquez fece perdere il mondiale a Valentino Rossi qualcosa del genere è accaduto. Io credo piuttosto che ci sia un'incognita pesante, che nel numero delle gare questa scelta della MotoGP di fare le sprint ogni weekend ha provocato una marea di incidenti anche gravi. Vero. E il livello di rischio potrebbe diventare una discriminante, perché qui basta sbagliare una volta di più e sei fuori. Questo è l'elemento che potrebbe decidere il campionato. Assolutamente sì. Paolo Felisetti. Ma sì, concordo con quello che ha detto adesso Tamburini, cioè
Ritengo che le sprint rappresentino forse l'elemento di disturbo di questa parte finale del mondiale. Sarebbe un mondiale diverso se non ci fosse il disturbo, cioè il fatto di dover essere già concentrati nella sprint, poi con questo carico di adrenalina che poi ti può portare anche a sbagliare. E chi è maggiormente sotto pressione tra i due? Penso sicuramente Bagnaia. Andrea Cremonesi. Bagnaia senz'altro, campione uscente, è tornato in testa al mondiale. L'altro appunto stendendosi domenica, però c'è da dire che Martinez arriva da un periodo, comunque al di là dell'errore di domenica, un periodo fantastico perché ha vinto alla grande sabato, domenica comunque era davanti. Quindi Martin sì, aveva tre secondi di vantaggio. Senza pressioni, quindi sì. Ci sta l'errore, io credo che se questo è il trend sarà comunque difficile per Bagnaia portarlo a casa. Allora, c'era anche una fotografia con un Bagnaia che ascoltava la folla. Gianluca, eccolo qua, Bagnaia che dice scusate, questa è la domenica, che cos'è che avevate detto ieri? Perché poi i social chiaramente si fanno sentire, urlano la propria disapprovazione o il proprio entusiasmo, no? Beh sì, l'aveva detto anche lui però sabato che non sentiva la moto, non si sentiva sicuro, in frenata, quindi lui stesso aveva detto non mi sto trovando bene, poi domenica invece ha detto tutto il contrario, certo. Ma non che si fosse sbagliato un giorno con l'altro, evidentemente ha trovato domenica quella sicurezza. Io immagino che in Ducati qualcosa, ovviamente il loro mestiere a livello di assetto della moto l'abbiano fatto, ma ovviamente c'è anche molto della testa in un pilota della MotoGP che poi aveva, non dimentichiamocelo, subito quella terribile caduta due o tre gare fa, quindi probabilmente gli ha fatto click qualcosa in testa ed è partito mentre Martin ha fatto il Bagnaia, potremmo dire, perché si è sdraiato da prima. Vero. 10 secondi. Una cosa velocissima, sì, che volevo dire. Allora, mi fa specie che l'unico fuori classe che c'è oggi in MotoGP che non ha una moto vincente sia Quartararo. No, mi fa specie. Beh, l'unico fuori classe non so, anche Marco. L'unico fuori classe oggi in Formula 1 che non è sulla moto in Formula 1, in MotoGP, Formula 1 è quel signore francese lì. L'unica moto che potrebbe, secondo me, in teoria battere le Ducati è l'Aprilia e insistono per amore, per quello che volete, con un signore di 36 anni che non ha mai vinto niente e l'altro che sembrava una promessa invece è una ciofeca. Allora, perché l'Aprilia non fa il massimo per accapararsi l'unico che potrebbe fargli vincere un mondiale? Punto interrogativo. Lasciamo questo punto interrogativo lì e andiamo un attimo in pubblicità. Torneremo ancora con la MotoGP. Bene, eccoci nuovamente insieme alla regia. Chiedo non questa foto, ma quella del nostro gioco, perché c'è chi ha risposto esattamente, Allora la soluzione, il nome naturalmente del vincitore ve la daremo alla fine della puntata, però tra tutti voi c'è chi ha risposto esattamente. Detto questo, volevo sapere anche dal nostro amico Stefano, che cosa ne pensi di questa MotoGP? Chi è sotto pressione e chi secondo te la vincerà? Secondo tuo figlio sicuramente Bagnaia. Anche secondo perché lui, me, io ho fiducia che Bagnaia, quando ci sono i momenti di difficoltà, poi possa emergere. Non sarà facile perché Martino è un bello tosto. Può essere che ci sia ancora un'altalena di avanti uno, avanti l'altro. Quando ne mancheranno due vediamo, ma secondo me nei momenti di difficoltà Bagnaia emerge. Sì. Benissimo. Detto questo, andiamo a vedere dove corre, a partire da questa notte, la MotoGP, il suo quintultimo appuntamento. Siamo a Phillip Island. Il tracciato di Phillip Island è altamente spettacolare. Posto su un terreno ondulato sul ciglio di una scogliera, presenta una sequenza di curve veloci interrotta da due tornantini. Ha un solo vero rettilineo, in discesa, dove si raggiungono velocità di punta molto elevate. La staccata più impegnativa è prima della curva 1.
Eccoci nuovamente insieme, vedete, li vedete seduti lì uno vicino all'altro, hanno già effettuato naturalmente le loro interviste pre-gara perché questa notte saranno già in pista in quel di Phillip Island. Martin è il nostro Bagnaia. E allora, l'anno scorso, come è andata l'anno scorso? Abbiamo il podio dello scorso anno, quando c'era ancora la Suzuki e Rins, vincitore di questo Gran Premio d'Australia davanti a Marquez, e la terza posizione fu di Bagnaia. Ma i tre arrivarono proprio in un fazzoletto di decimi di secondo. A questo punto vado proprio da Mario Donnini perché stiamo cercando il podio dell'Australia, ma da te vorrei sapere qual è il tuo podio e perché scegli quel podio. Marquez Bagnaia. Scelgo questo perché secondo me Martin ne ha un po' di più. Perché Martin ha un po' di più, quindi puoi, anche se la pista comunque l'anno scorso aveva promosso un'ottima gara di Bagnaia, perché Martin lo scorso anno si era classificato solo al settimo posto, ma quest'anno lo vedi veramente pronto a battersi per il successo, quindi. Ma come si dice, è ingorillito, no? Oramai non esistono più piste per l'uno o piste per l'altro, oramai è come se ci fosse una monopista con 10 gare, 5 piccole e 5 grandi, e da questo punto di vista Martin è sicuramente il più aggressivo, è quello che non ha niente da perdere, è l'aggressor, è quello che fa l'incontro, è lo sfidante, è il challenger, l'altro è il defender, e secondo me quando mancano ancora 10 gare ne ha di più di birra, ne ha sicuramente di più, può metterlo veramente in difficoltà, non è che è finita perché si è steso su una curvetta da ridere, tornerà più incazzato di prima e gli darà fastidio. Assolutamente sì. Stefano Tamburini, veniamo da te per sapere qual è il tuo podio per Phillip Island e la motivazione che ti spinge a mettere quei tre piloti che fra poco ci darai sui tre gradini del podio australiano. Al terzo posto ci metto Marquez, nei primi due ci metto Martin e Bagnaia, con qualche dubbio in più sul fatto che Martin abbia vita facile, perché questa vittoria di Bagnaia in qualche modo gli ha tolto quasi un, non dico un'illusione, e comunque è tutto ancora molto aperto, però se avesse vinto anche l'ultimo Gran Premio sarebbe stata una vera e propria fuga. Il fatto che Bagnaia abbia saputo reagire, secondo me qualche certezza gliela può aver minata, quindi vedo, se proprio devo scegliere, dico anch'io Martin, il secondo Bagnaia e terzo Martin. Quindi Martin convince ancora tanto, nonostante quello che è successo in Indonesia, è comunque forte di testa e capace di non replicare l'errore fatto in Indonesia. Paolo Filisetti. Non lo so, io vedrei magari Martin, sicuramente magari vincente nella sprint, però oggettivamente mi aspetterei invece che Bagnaia avesse la reazione di nuovo e potesse vincere lui. Quindi il Gran Premio, perché non facciamo anche la sprint, ma no, il Gran Premio. Il Gran Premio, la Bagnaia, secondo Martin e terzo, sì, mettiamo Marquez. Marquez. Vengo da te, Oscar. Allora, ci sono ancora 10 gare, 5 weekend, di cui 4 consecutivi, e basterà rompersi un mignolo e tu hai perso il campionato se stai fuori. E quindi c'è chi dei due penserà di più a questa cosa, secondo me Bagnaia, chi dei due è più riflessivo penserà più, anche perché l'altro, come abbiamo detto, ha meno da perdere. Quindi per me vince Martin, perché è più guascone, quindi rischierà di più, e secondo Bagnaia, terzo Bezzecchi. Bagnaia, terzo Bezzecchi. C'era una cosa che ti volevo chiedere, nella prima gara, quella del sabato, Oscar, tu l'hai vista con attenzione tutte e due, davanti al settimo posto conquistato da Bagnaia c'era il suo compagno di squadra,
non ci sono stati ordini di scuderia o non sono stati rispettati? Secondo me non ci sono stati. Per la bestia Bastianini era partito come challenge lui, non in questa stagione dopo l'incidente, dopo la stagione disastrosa come è andato, e sta, poi è rientrato e ricaduto. Sta cercando a tutti i costi di credersi, di tornare a quello vero, davanti un inverno, quello che vuoi, di credersi. E secondo me non l'hanno voluto toppare in questo perché non pensavano che potesse essere davanti a Bagnaia, mai, perché il Bagnaia tredicesimo in Ducati non l'hanno pensato neanche negli incubi più. Allora, i Ducati avevano bisogno di più. Assolutamente. E dopo forse si sono rammaricati di questo, ma per me non credevano che Bastianini, che la bestia fosse davanti a, in un qualsiasi motivo, a Bagnaia. Sostanzialmente confermi quello che già ci aveva anticipato Tamburini: non succede così nella MotoGP come può accadere, no, dopo, in Formula 1. Col senno di poi l'avrebbero fatto, ma in quel momento lì non ci hanno pensato. Non ci hanno pensato. Andrea Cremonesi. Dunque, anch'io metto Martin davanti, poi metto Bagnaia lì a ridosso. Sono indeciso per il terzo posto. Diciamo che io, sapete che ogni tanto tiro fuori il nome di Marquez così, ma qui Marquez è sempre andato molto forte, l'abbiamo visto anche sul podio l'anno scorso, quindi vediamo un po' se questa volta c'è azzecco o ricade ancora, quindi mi manda a pallino. E Bezzecchi? Bezzecchi è andato fortissimo, l'abbiamo visto andare veramente forte anche là, infatti era questo il dubbio, era Marquez o Bezzecchi in terza posizione, e potrebbe anche essere secondo. È un bel punto interrogativo. Mentre Gianluca? Ma io direi Bagnaia, perché ci ha fatto vedere che poi quando inizia a cambiare l'inerzia le vince a filotto, quindi Bagnaia. Martin ovviamente, e terzo direi, solo per far arrabbiare Oscar, Vignales. No, perché arrabbiare? Perché per me l'hai definito ciofeca. Io da sì, è uno che non, il campionato del mondo non vincerebbe neanche corresse da solo. Quindi cosa ne fai? Se devi mirare a vincere una gara va bene. Cioè la Aprilia è l'unica motocicletta che può battere la Ducati. O ci metti su un super o non vinci. Sono d'accordo. Quindi non serve niente. È ritornato quello di prima, si accende come un fiammifero. Vignales non serve a niente. Andiamo da Daniele. Se non a portare punti a una squadretta. Stefano, che ha bisogno di punti. Per me, allora, Bagnaia, Bezzecchi e Binder. Bagnaia, perché se mi dici Marti, tuo figlio non ti lascia entrare Bezzecchi in casa. Poi che lo vedo bene su quella pista lì. Bezzecchi e Binder? Binder. Ah, proprio hai messo fuori completamente Martin? Sì, perché per me non finisce. Domenica. Ah, non finisce? No. Ripete, poi tra l'altro l'errore dipenderà poi comunque dal tempo, perché danno brutto e... Basta che uno parte tredicesimo, ma col brutto arriverà mai. È partito undicesimo sull'asciutto, è vero. Va bene, questa è la classifica per quanto riguarda la MotoGP in Australia. Ora rimanete ancora qualche istante, poi andiamo a prenderci i podi per quanto riguarda Austin. Andiamo a Austin. Bene, eccoci nuovamente insieme, siamo nella fase finale di questa puntata, quindi vi daremo anche il nome di colui che di voi è riuscito a conquistare il libro e a vincere il nostro gioco. Andiamo però a Austin con il nostro filmato che ci indica la curva dove si violentano i freni, vediamo. Il Circuit of the Americas ad Austin è un tracciato con vari cambi altimetrici che include due rettilinei, di cui il più lungo è nell'ultimo settore ed è caratterizzato da una veloce, lunga piega a destra. La frenata più severa precede curva 12.
Ecco qua, stavo ancora controllando il vincitore della serata, che adesso vado a trovare perché l'avevo segnato da qualche parte e vorrei darvelo entro questa sera, chiaramente, il vincitore. Ce l'ho da qualche parte. Allora, andiamo a fare i podi intanto. Partiamo proprio da Mario Donnini. Mario, eccoti lì. Mario Donnini che ci dice invece il podio di Austin. Chi vincerà ad Austin? Il solito Verstappen o, stanco di salire sul gradino più alto del podio, si accontenterà di qualche altra soluzione della gara? No. Ma guarda, dovessi vincere mezzo dollaro è chiaro che direi primo Verstappen, però voglio fare stavolta un pronostico che sia un auspicio. E metto prima la McLaren con Lando Norris, non perché sia la cosa più plausibile o probabile, ma perché è la cosa che spero di più. Farebbe bene alla Formula 1 una cosa del genere, farebbe bene di sicuro una vittoria McLaren, e io penso che con i grandi numeri prima o poi qualche casino Verstappen lo avrà. Detto questo, primo Lando Norris, secondo Lewis Hamilton e terzo Charles Leclerc. Hamilton e Leclerc, perfetto. Grazie, grazie Mario Donnini, noi ci rivediamo giovedì prossimo, ce ne avremo molte di cose da dire, visto e considerato cosa va in pista questo weekend. Paolo Filisetti. Allora, mi allineo a più o meno al pronostico di Mario, cioè vedo una McLaren e dico anch'io Norris. Secondo, voglio essere invece italiano e quindi mettiamo Leclerc, sì. E terzo ci metto Verstappen. Verstappen, ah, bene, quindi non gli viene un cataclisma a Verstappen, qualcosa che succede. Qualcosa. Magari riparte ultimo e lungo tutta la gara ci regala una rimonta ad altri tempi, va bene. Andiamo a Oscar Berselli. Verstappen, Norris, Hamilton. Verstappen, Norris, Hamilton. Stefano Tamburini. Vabbè, bisognerebbe dire Verstappen, ma visto che stiamo giocando un po' tutti sugli auspici, io a questo punto, siccome amo anche un po' la poesia dello sport, mi piacerebbe che vincesse quello che... Aia. No. Secondo Norris e terzo Sainz. Ci puoi ripetere il nome del vincitore che non l'abbiamo percepito? Hamilton. Ah. Sainz, Hamilton davanti a Norris e Sainz. Bello questo podio, grazie a Stefano Tamburini per essere stato con noi, speriamo veramente tanto di averti ancora, di avere ancora la tua disponibilità. Grazie Stefano. Quando volete. Grazie a voi, è stato un piacere. Ciao. Oscar Berselli. Te l'ho già detto? Ah già, me l'hai già detto, Norris, Leclerc, no. Oh! Verstappen, Norris, Hamilton. Verstappen, Norris, Hamilton. Ok, e per quanto riguarda Andrea Cremonesi? Ma io metto Verstappen perché alla fine sarà ancora lui a vincere, con molta probabilità. Si fa sprint race gara, quindi ce n'è. La Ferrari sotto in queste condizioni va bene, mettiamoci un buon Leclerc e poi Norris, anche se secondo me questo è il podio del cuore, poi la ragione dice che probabilmente le McLaren sono davanti anche le Mercedes. Mi piace il fatto che quando dite va una Ferrari ci sta e scegliete Leclerc, e invece l'unico gran premio della stagione che ha vinto la Ferrari l'ha vinto con Sainz e sottolineo una gara molto intelligente, poi un finale veramente non ha patito straordinario. Quel gran premio, che il suo grosso regalo che ha avuto quest'anno non è vincere, è stato non correre a... No, sì, no, chiaro, però voglio dire... Non faceva niente. Quando si sceglie un pilota che va bene in Ferrari, si sceglie Leclerc e non Sainz. No, si scegliete, non si sceglie. Generalmente, sì. Ok? Sentiamo invece Gianluca Calvarese. Dunque, mi sbilancio un po'. Sì? Piastri, bravo. Piastri perché fa le prove nelle sprint race per poi... Mi piace fare questa cosa. Piastri, sì. Verstappen e Norris anch'io, perché le McLaren ormai sono lì in zona podio.
Verstappen e Norris. Benissimo, abbiamo il nostro Stefano a questo punto. Io copio la saggezza di Oscar. Ah sì? Anch'io dico Verstappen, Norris, Hamilton. Verstappen, Norris ed Hamilton. Hamilton. E giovedì prossimo vedremo come è andata a finire. Vedremo. Ha vinto cinque volte qui, cioè, non ha la macchina, però è lì, a rompere le balle, è lì sicuro. Allora, adesso invece noi siamo arrivati al momento del gioco. Cinque volte. Chi era il pilota? Facciamolo vedere l'ultima fotografia, quella che indica anche il nome del pilota. Perché devo dire, siete stati bravissimi, veramente davvero bravissimi. Tanto di cappello al vincitore, perché il suo è stato il secondo messaggio in assoluto che ho ricevuto questa sera. Quindi l'avete indovinato immediatamente. Lo vedete, il numero 12 è Jim Hall. Jim Hall è il pilota americano, è un pilota che quest'anno ha compiuto 88 primavere. Allora, questo pilota statunitense texano d'origine, che la scorsa estate ha festeggiato appunto gli 88 anni di vita, ha iniziato a correre non ancora ventenne, mettendosi subito in luce come promessa dell'automobilismo a stelle e strisce. Il suo debutto in Formula 1 avviene con una Lotus privata nel Gran Premio degli Stati Uniti del 1960, dove solo un problema tecnico gli ha tolto la soddisfazione di finire in zona punti al suo primo Gran Premio iridato. Anche nei due anni successivi si presenta al via solo in occasione della gara di casa. Nelle stesse stagioni raccoglie più soddisfazioni nelle gare a ruote coperte, per lo più sulle piste americane, però ha corso anche in Europa. Bene, questo era il risultato per quanto riguarda il nostro gioco. Chi ha vinto? Come dicevo, complimenti, perché è stato il secondo messaggio che questa sera abbiamo ricevuto, il primo vincitore, il primo con la risposta esatta, ed è Enrico che ci ha scritto da Camporosso in provincia di Imperia. Quindi che bello, se verrà la strada. Ma verrà, vieni giovedì. Giovedì prossimo sarà nostro ospite qui in studio e potrà vivere una puntata ricchissima, perché la puntata di settimana prossima sarà Formula 1, MotoGP. Tra Formula 1 e MotoGP veramente vivremo di tutto, e quindi se vorrà venire sarà nostro ospite, noi lo chiameremo nel corso dei prossimi giorni. Allora, a questo punto è arrivato il momento di invece di consegnare. Dici, ma cosa ha vinto? Non lo so. Ha vinto il premio, ha vinto il libro di Conrero, l'avevamo già detto più di un'occasione, tu lo conosci bene Conrero, poi magari quando viene, se viene da noi, gli spieghi anche gli dai anche qualche aneddoto sull'uomo che parlava ai cavalli, bellissimo questo libro. Allora, vorrei darti intanto questo libro, che è molto. Quello che tu hai vinto, ti invidio perché questo è un bellissimo libro, quello un dedicato ad un grande personaggio. Nada Editore, ti ringrazio per aver giocato con noi. Grazie. L'ultima cosa, l'ultimo appuntamento che vi devo dare è l'appuntamento con Mario Donnini. Dove lo potrete trovare? Beh, domani sera Mario Donnini sarà alla presentazione di un libro, 24 ore di Le Mans, ed è il libro che lo stesso Donnini ha lanciato proprio in occasione della 100ª edizione della 24 ore di Le Mans. È una delle opere bellissime, cariche di straordinaria passione, quella che solitamente Mario mette in tutto quello che fa, in tutto quello che dice tutte le settimane, quando ci regala pezzi di storia fantastica su Autosprint, pezzi che hanno dato l'opportunità proprio a Stefano di vincere e di essere qui con noi questa sera. Mario, ti aspettiamo domani a Vedano all'Ambro, in Via Italia, mi raccomando. Ci vediamo domani, Mario. Buona serata. Ripeti, Mario? Di cuore un caro saluto a tutti e viva Jim Hall della Chaparral, che ha una storia meravigliosa. Ci vediamo domani sera a Vedano all'Ambro. L'unico che l'ha preso nello studio, io. Non ho dimenticato, anzi ho dimenticato di dirvi, Vedano all'Ambro, Corsa Italia, Via Italia, numero 35 se non vado errato, comunque è la Sala della Cultura. Non dimenticate l'appuntamento, domani sera saremo in tanti. Ciao a tutti, buona serata, ci vediamo giovedì prossimo se lo vorrete.